scusate che il collegamento io non t'ho interrotto, no, tu infatti, essendo tu un fascista, essendo tu un fascista non fai parlare complimenti. Gli altri. Essendo tu un fascista non fai parlare gli altri. Era reato, no? L'apologia allora, del fascismo in questo paese. A parte che tu hai ma non è apologia, un insulto in questo caso, semplicemente no, un insulto. Il signor La Russa ha detto che è un complimento. Ho detto non fargli complimenti. Ah, ha detto e lo ripeto. Per Mauro dirgli che un allora, fascista deve facciamo essere facciamo parlare Sallusti per cortesia? Grazie. Nella tua ricostruzione storica ti sei dimenticato del terrorismo rosso, delle brigate rosse e del fatto che il comunismo, l'ideologia di riferimento ha provocato, è stata la più grande sciagura dal punto di vista umanitario del secolo scorso. Quindi, come dire, la tua ideologia non ha certo le mani pulite per dare lezioni ad altri, come diceva l'onorevole La Russa. Ma a parte questo, qual è la cosa che fa impressione, che è un gioco, è un trucco che usa la sinistra, soprattutto una certa sinistra, quella di far passare per fascista tutto ciò che non è di sinistra, ma soprattutto e anche addirittura tutto ciò che è di destra. Allora, esistita una destra prima del fascismo, esiste una destra dopo il fascismo, non c'è nessuna relazione tra l'essere di destra e l'essere fascista nel senso che intende Vauro. Le destre esistono in tutto il mondo, governano alcuni dei paesi più importanti del mondo e hanno portato la democrazia nel mondo, le destre. Quindi questo giochino, tu non sei di sinistra, lavori per Berlusconi, sei un fascista, è una cosa che usavate voi quando appunto, come ricordava La Russa, andavate in giro a dire uccidere un fascista ancora? Non è reato. Allora c'è una destra, c'è una destra Vauro moderna, non l'ha mai detto, liberale, mi ha detto, anche personalmente durante il servizio. No va bene, Vauro non l'ha mai detto, gli amici di Vauro, non so chi, insomma andavano in giro a dirmi che sono un rettiliano. Io rivendico con orgoglio. Non ho capito. Io rivendico con orgoglio che è l'unico modo per governare, che solo una destra moderna e liberale può governare il fenomeno dell'immigrazione, perché se lo si governa con il pregiudizio all'incontrario, cioè col buonismo, poi succede quello che